premiazione di Sfida 2013 e la presentazione delle nuove antologie rilliche. Ed è l'evento che chiude la giornata di incontri della Sala Ingellis, nonché una giornata che è stata veramente lunga per noi rillici. Allora, la scaletta naturalmente è saltata, quindi andrò a braccio. Iniziamo dall'inizio. Il trofeo RIL per il miglior racconto fantastico è un concorso letterario bandito dal 1994 per scoprire e dare spazio a nuovi autori. In due parole, noi diciamo agli autori: raccontateci la vostra storia, purché sia una storia fantastica. Fantastico nel senso più ampio del termine, cioè fantasy, fantascienza, horror e tutto quello che è al di là del reale. E dal 2001 sono oltre 200 i racconti che ci arrivano ogni anno. Visto che il 2001 sono più di 10 anni fa e 200 racconti sono veramente tanti, possiamo ben dire che il nostro concorso ha avuto un sostanziale successo. E da questo successo è nata la collana Mondi Incantati, che propone annualmente i racconti premiati nell'ambito del trofeo RIL e degli altri concorsi organizzati da RIL. Cosa importante da dire: la pubblicazione è gratuita per gli autori. RIL ha curato tutti 11 i volumi, l'editore attuale è la Wild Boar e tutti i volumi della collana sono patrocinati da Lucca Comics and Games, che è un po' la casa del trofeo RIL sin dalla prima edizione. Il volume, ecco qui, questa è tutta la serie delle antologie, non è neanche tutta la serie, l'ho voluta mettere per dare un'idea soprattutto dell'arte della nostra illustratrice, che è Valeria De Caterini, che merita un applauso perché poverina è a letto con 39 di febbre. Un grande applauso, se lo merita. E l'ultima, come dire, creazione dell'arte di Valeria è questa, è la copertina di Perché nulla vada perduto e altri racconti dal trofeo RIL e dintorni, che è appunto l'11° volume della serie Mondi Incantati, che ospita come tradizione i racconti premiati del 19° trofeo RIL e del concorso Sfida 2013. In più c'è una sezione speciale che si chiama RIL Europe, che è dedicata ad alcuni concorsi letterari europei. E visto che, come ho detto, la scaletta si fa un po' improvvisando, a questo punto cedo il microfono al coordinatore della sezione RIL Europe, cioè Edoardo Cecchinelli. Allora, grazie. RIL Europe è praticamente, noi abbiamo fatto una serie di gemellaggi con altri premi europei che possono un po' essere simili al nostro. E quest'anno siamo riusciti quindi ad accordarci con un premio irlandese, con un premio dalla Finlandia, dalla Francia e un premio inglese. Diciamo che ci siamo un po' montati la testa, cioè abbiamo deciso, vabbè, dopo aver rotto le scatole a tutta Italia andiamo anche fuori. E quindi da quest'anno i partecipanti al trofeo RIL e anche i giurati, in un certo senso, cioè hanno una responsabilità enorme sulle loro spalle, si devono proprio sentire schiacciati dalla responsabilità, perché il premio, il racconto che vince il trofeo RIL verrà tradotto e pubblicato in questi paesi europei, in Finlandia, in Francia, in Irlanda e in Inghilterra. Infatti c'è già, a partire dall'anno scorso in realtà, dal Carnevale dell'Uomo Cervo, che è questo qui, il racconto di Luigi Musolino è stato tradotto in inglese da un mio compagno di Sbronze, in realtà, però è un inglese di Coventry che fa, è un giornalista dell'Ansa, però insomma se posso dire, le migliori traduzioni sono quelle alcoliche. No, vabbè, è un tizio in gamba. E verrà pubblicato in primavera sulla rivista irlandese Albedo One, e quindi il primo autore RIL a varcare i confini nazionali è Luigi Musolino, che invito un attimo così a prendere i suoi due minuti di vergogna. Insomma, dal trofeo RIL a Dublino. Bene, sì, infatti è stata inaspettata la cosa, sono molto contento. Ce ne abbiamo due. Guarda, io devo dire che quando abbiamo mandato questo racconto tradotto in Irlanda, agli irlandesi è piaciuto subito un po' questo
fantasy italic pop torines che del, sì, della storia. Parlando di leggende popolari, probabilmente ho avuto terreno facile perché, in Irlanda. Perché tra l'altro, secondo me, Luigi è uno dei, degli autori, insomma, che si ripete poi, no? Nelle varie edizioni del, del Trofeo Reel abbiamo speso. E quindi noi, visto che stiamo tentando di trovare il più grande autore di tutti i tempi, ti invitiamo a continuare su questa strada, perché si comincia col Trofeo Reel in Italia, poi si sbarca in Europa, poi hai visto mai? Devo mettermi a scrivere di brutto allora, sì. Certo. Alberto, che ci vuoi dire? Oh, io, cioè, dico in realtà che ho fatto ho bene su, su Real Europe. Dico perché... che ho fatto bene a chiedere tre microfoni. Il dettaglio dei racconti stranieri pubblicati è questo: Blu-rali di sì. Tomi Janka, la vincitore del premio Nova finlandese. Vabbè, ovviamente penso che non siano famosi, però insomma. Sopravvissuto di Sylvie Miller e Philippe Ward, vincitore del, novo, del nono Prix Masterton, che è francese. La nebbia di Tokyo dello statunitense Michael Bank, vincitore del sesto Aeon Hour Contest, Irlanda. E la prima volta l'ha incontrato in parrocchia della canadese Shannon Fay, vincitore del nono James White, White Hour. La cosa interessante è che chi bandisce un premio letterario per racconti fantastici in Italia o in Finlandia fa riferimento sostanzialmente ad autori di quel paese nel 99% dei casi. Invece... chi ha la fortuna di poter bandire un concorso per la lingua inglese si rivolge quasi al mondo, e questo è il motivo per cui, collaborando con un concorso irlandese e con un concorso inglese, ci troviamo a pubblicare un americano e una canadese, il che è, beh, è sì, ancora noi più... al massimo ci becchiamo uno svizzero di Lugano. E quindi, perché nulla vada perduto, è un viaggio nell'immaginario fantastico di autori italiani e stranieri, un volume assolutamente unico nel panorama editoriale europeo, che vi aspetta allo stand di Reel. E questa è Reclam, se non si fosse sufficientemente capito. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere su ReEurope? Allora, su ReEurope no, che dici? Facciamo subito lo scoop della grande idea dell'anno prossimo oppure ce la teniamo per dopo? Ce la teniamo. Ce la teniamo e andiamo dopo. Al 19° Trofeo Reel. Va bene. Allora, io direi che Luigi si può accomodare in prima fila perché sarà il primo autore a essere premiato, si può dire senza... senza problemi, e possiamo fare 19° Trofeo Reel, 260 racconti scritti, insomma qui ci sono un po' di numeri, come si vede è un concorso che riesce a essere abbastanza internazionale anche come provenienza dei testi. La cosa importante da dire è che i 260 racconti sono stati letti in forma anonima dai 18 lettori selezionatori di Reel, che io ho voluto definire nella slide prodi, perché è veramente un gran lavoro, e infatti mi è sembrato giusto dedicargli una slide. Questi erano i lettori selezionatori del Trofeo Reel. Nel 2002 e nel 2013, perché voi dovete sapere che in una prima fase i racconti vengono letti dividendoci in gruppi di lettura, poi i cosiddetti lettori superstiti leggono i racconti che hanno superato la prima fase e si fa una riunione tipo assemblea di condominio in 15-20 persone e in cui si scelgono i 10 finalisti. A sinistra potete vedere la foto 10 anni fa, a destra la foto quest'anno. Se vedete segno di degrado morale, fisico e anche magari psichico dai volti, potete riflettere se è colpa del tempo che passa o dei 2000 circa racconti che sono arrivati. Più seriamente, noi abbiamo dato i 10 finalisti, anch'essi in forma anonima, alla nostra giuria nazionale, che è formata da scrittori, giornalisti, professori universitari e autori di giochi. E la giuria nazionale ha letto i racconti e deciso i risultati. E mi piace ricordare, tra i giurati del concorso, diciamo le tre new entry di quest'anno. Si tratta di due amici che sono tornati con noi, cioè Francesco Dimitri e Pierdomenico Baccalario, che avevano fatto i giurati anche nel 2011, ma poi nel 2012 per altri impegni ci hanno dovuto dare forfè. E invece la vera new entry dell'annata è la americana Arielle Cyber, che è una docente di letteratura italiana al Bowdoin College di Boston negli Stati Uniti, che è un'esperta di letteratura italiana del Medioevo, del Rinascimento e della fantascienza italiana.
credo che sia l'unica studiosa americana che studia la fantascienza italiana, pubblicherà presto dei saggi su questo tema, e lei ha accettato di leggere e valutare i racconti. Quindi anche questo è un ulteriore segno nel senso della internazionalizzazione del concorso. La giuria ha scelto, ha letto i 10 racconti, 4 racconti vengono premiati e pubblicati, li trovate all'interno dell'antologia Perché nulla vada perduto e altri racconti dal trofeo Rille e dintorni. 6 racconti ricevono invece la menzione di merito e li vorrei citare uno a uno e fare un applauso alla fine, diciamo, della lettura agli autori, che sono quasi tutti presenti. Si tratta di Altius Penetrat di Roberto Fogliardi, che è una ghost story scritta molto bene. Poi c'è I nastri di Larry di Luigi Musolino, un racconto oserei dire catartico. Poi c'è La caccia di Maria Francesca Zini, che è una specie di anticipazione di un suo romanzo che speriamo tutti di leggere presto. A questo punto ce lo devi scrivere. Tu scrivilo, poi non lo presentiamo, promesso. La mano di Massimiliano Malerba è un racconto horror ambientato nel mondo universitario italiano. Piovono angeli di Massimiliano Filadoro è una rielaborazione del tema della caduta degli angeli sulla terra. E infine, lo dico per ultimo, Maternità post-apocalittica di Massimiliano Giri, che è il primo autore sammarinese a giungere in finale al trofeo Rille. E passiamo a questo punto alle premiazioni. Vi ho già anticipato, chi segue l'attività di Rille sa che l'autore quarto classificato è Luigi Musolino. Io vorrei dire, prima di chiamarlo sul palco, che io sono molto contento di ricominciare la premiazione da lui, perché l'anno scorso Luigi vinse il trofeo Rille con il racconto Il carnevale dell'uomo cervo, ma per alcune questioni personali non poté essere con noi, e questa assenza, insomma, dispiacque a tutti noi, e ricominciare esattamente da lui ti dà il senso che un percorso ricomincia e la ruota gira sempre nel modo migliore. Quindi il racconto quarto classificato, che la nostra giuria ha definito un horror dei nostri giorni, che mischia temi classici, l'ingratitudine punita, le colpe dei padri e la vendetta ineludibile, con il sapore delle favole alpine. Si intitola I Silvani non dimenticano, l'ha scritto Luigi Musolino. Senti Luigi, mentre prendo la targa, tu tante volte, diciamo, tu partecipi al trofeo Rille dal 2010 e hai vinto nel 2010 con Un mammone, che è una storia che parla delle carte napoletane. Poi ci hai mandato Il carnevale dell'uomo cervo, che per chi non lo sapesse è una festa folcloristica molisana. Adesso I Silvani non dimenticano, siamo in Piemonte. I nastri di Larry è una storia che parla di un Loch Ness italiano. Quindi, insomma, a te piace proprio, come diceva giustamente Edoardo, scavare nel folklore. Quindi l'Italia non è il paese del sole o del mare, visto che tu scrivi sempre storie horror. L'Italia viene vista come il paese del sole e del mare, ma in realtà sotto c'è un bel substrato di horror, folklore, masche, leggende metropolitane che mi piace analizzare e appunto trasporre nei miei racconti. Quindi tu questo viaggio nelle regioni italiane lo continuerai anche nei prossimi anni magari? Sì, sto cercando di compilare un'antologia con un racconto per ogni regione italiana ispirato appunto al folklore. Ah, cercheremo di ricordarcelo. Allora, mi sembra giusto consegnarti, magari poggiamo il microfono e ti consegno la targa di quarto classificato e potete fargli le giuste foto. Allora, possiamo, a questo punto la matematica vorrebbe che premiassimo il racconto terzo classificato, che è Parole proibite di Luigi Rinaldi, che è una storia ucronica. Si immagina un mondo in cui il fascismo è arrivato ai nostri giorni, ed è una storia, diciamo, di un incontro tra un ragazzo e una ragazza
all'università in una Roma molto diversa dalla Roma che noi conosciamo. Ma Luigi Rinaldi è rimasto imbottigliato come molte altre persone, tra cui dei Rillini, sulla 1 per giungere fin qua, e quindi non possiamo che dedicargli un applauso visto che non è qui con noi. E quindi possiamo passare al racconto secondo classificato e al racconto vincitore. Vorrei dire una cosa prima di premiare questi due racconti. Ho detto prima che il trofeo RIL cerca di trovare nuovi autori e di dargli uno spazio. Naturalmente la strada da fare per diventare uno scrittore è lunga, quindi può capitare che una persona in questo percorso partecipi più e più volte al trofeo RIL, come è capitato a Luigi Musolino o allo stesso Luigi Rinaldi. E quindi può capitare che se uno è bravo vinca una, due, più, o sia premiato una, due, più volte. E a noi fa sempre piacere premiare le persone in gamba che ci mandano delle belle storie. Ora, i due racconti che stiamo per premiare sono scritti da due autori che sono alla loro prima pubblicazione, se non addirittura al loro primo concorso letterario. E a me questo fa particolarmente piacere perché mi dà la sensazione che, andando a premiare loro due, scovando proprio loro due, facciamo un po' meglio del solito il nostro lavoro di talent scout, diciamo così. E quindi io direi che possiamo parlare del racconto secondo classificato, che è Il Tanatofono di Davide Carnevale. Direi può venire sul palco. C'eri in sala, per un attimo ho detto adesso facciamo la figura, quella orribile. Senti Luigi, senti Davide, c'è il commento della giuria, dice: un racconto di fantascienza che riesce a trattare con intelligenza argomenti, oserei dire, parecchio difficili, come la morte, l'identità e la tecnologia. E questo è sicuramente vero. L'altra cosa che colpisce del tuo racconto è come questi toni queste tematiche drammatiche siano affrontate parlando con un certo sorriso sulle labbra, diciamo così, cioè un racconto comunque leggero, umoristico, surreale, però drammatico, un po' grottesco. Insomma, è un racconto che è vario come toni, come atmosfere, ci hai lavorato parecchio. Sì, diciamo che più che lavorato parecchio ho cercato di sviluppare più per quanto riguardava i temi, le tematiche, che non la trama vera e propria, perché mi sono reso conto che un buon modo per fare un racconto è, diciamo, non esagerare. Purtroppo, o per fortuna, il trofeo RIL dà un'indicazione precisa, che è quella delle 20.000 battute, e quindi bisogna rimanere molto legati a questo paletto, e quindi ho pensato che e facendo delle trame troppo elaborate si finiva per finire appunto veramente in modo esagerato, senza raggiungere un punto preciso. Avvicina un po' il microfono, mi sa che non si sente proprio. No, avvicinalo alla bocca. Okay. Quindi ho preferito prendere la trama più breve che avevo, che in realtà è molto misera in fondo, perché si tratta semplicemente di un dialogo tra un defunto che si ritrova svegliato per alcuni istanti per poter salutare i propri familiari da un mezzo tecnologico nuovo. E praticamente la cosa grottesca è che lui si ritrova a parlare con i suoi becchini, nel vero senso della parola, e con i suoi familiari. Quindi in realtà la trama è minimale, è proprio misera, però ho cercato di sviluppare questa vicenda che in realtà si è sviluppata da sé. Infatti un altro aggettivo che i giurati hanno usato è che è un racconto essenziale, che va subito in media stress. Per esempio leggo l'incipit, e non sono un attore naturalmente. Il Tanatofono era sul tavolo, a brillare solitario nella settica sala buia, sotto la fredda luce della lampada al neon. E sopra il tavolo, insieme ad esso, era il signor Cooper, ma sotto un telo di lino candido, sdraiato, perché il signor Cooper era morto, e da poco per giunta, e solo ora iniziava a svegliarsi, sentendo un lieve formicolio alle dita dei piedi. Quindi, 5 righe, abbiamo il protagonista, subito dici, caro lettore, è morto? E accanto a lui c'è un oggetto che si chiama il Tanatofono, che dà il titolo al racconto, e uno dice, mi sa che questa è una cosa fondamentale, quindi vai subito al punto. Sì, ho preferito, lì veramente quell'inizio pensavo non mi si facesse passare, perché mentre all'inizio usavo
un narratore onnisciente, in terza persona onnisciente, poi subito dopo quei cinque righe invece ritorniamo a un narratore in terza persona, però dagli occhi del protagonista, che non sa ovviamente di essere morto. Quindi c'è questo cambiamento di telecamera, diciamo, e quindi può lasciare spiazzato, però ho preferito dare subito l'informazione che questo personaggio era morto per evitare che si focalizzasse troppo sul racconto, su un colpo di scena abbastanza facile, che è quello di capire che in realtà questa persona non aveva avuto un incidente, non era paralitico, ma era defunto, era morto, perché così si potesse diciamo focalizzare più sul punto di vista delle tematiche, di quello che provava davvero il infatti è un bel racconto e soggettivo. Ha portato di più al grottesco, perché esattamente, sapendolo. È un bel racconto in soggettiva che però ha un colpo di scena finale, che però questa direi almeno quello non lo sveliamo, perché è giusto andare in media stressa, insomma non esageriamo. Allora io a questo punto, cercando di non farla cadere, prendo la targa. Chi vuole prenda una macchina fotografica. Continua così, e diciamo naturalmente continua così ancora di più all'autore che ha vinto il trofeo Reel, che la nostra giuria ha definito, se trovo la pagina, perché mi posso ricordare quello che devo dire io ma non quello che hanno detto i giurati, lo ha definito un racconto potente e visionario. Una storia di rinascita personale che diventa sorprendentemente epopea fantascientifica. E si tratta di un attimo, Perché nulla vada perduto, di Davide Camparsi. Davide, senti, no, vieni qua. Il tuo racconto è molto particolare, perché ci sta tecnologia, scienza, nanotecnologie, però c'è un elemento quasi mistico, visionario, quindi è una fantascienza particolare rispetto a quella che noi normalmente riceviamo. Come nasce questo connubio? Sin dalla prima volta che ho letto il racconto me lo sono chiesto. Ma dall'idea all'inizio di partire da qualcosa di molto piccolo, che è quello che si parte, che si vede nel racconto all'inizio. È un timido, mi sa. Sì, esatto. E di legare tutte le cose legate alla meraviglia che per me mi interessavano fin da bambino, però legarle anche ai temi dei cavalieri, di Re Artù, di queste cose, quindi partire dai due estremi che mi meravigliavano proprio quando ero bambino, e vedere che implicazioni potevano nascere. Pochi caratteri, però cercando di scrivere una storia che partiva dal piccolo e poi si sviluppava in un arco temporale. Diventava gigantesca. Esatto. Diventava universale quasi. Tra l'altro hai citato Excalibur, e infatti, oltre le citazioni arturiane del racconto, hanno fatto sì che nella copertina della nostra Valeria ci sia anche la spada Excalibur, vicino al bambino protagonista, al ragazzo protagonista meglio, che... Altra cosa molto particolare, è un ragazzo autistico, e questa è una scelta strana anche questa. Di solito gli eroi non sono necessariamente dei vincenti, però io un racconto che avesse per protagonista un racconto autistico, sinceramente ne ho letti tanti, altro favore, ma non l'avevo mai letto. Anche qui come... Ma due motivazioni, una legata delle particolarità che questo disturbo ha su queste persone, le successioni immediate legate ad esempio a immagini cinematografiche come Rain Man, e quindi a proprietà, a caratteristiche un po' particolari della mente di queste persone. Una legata a delle scelte che la nostra società magari sarà costretta a fare in un prossimo futuro rispetto a queste persone, diciamo, tra le possibilità verso la malattia e verso la persona, in sostanza, o verso il disturbo, come vogliamo chiamarlo, insomma io non sono un dottore, appunto a cosa comporteranno queste scelte, insomma, ecco.
per me era una cosa che interessava personalmente, ma non direttamente. Non, diciamo, direttamente, esatto. Beh, poi dice che il fantastico non riguarda la realtà, invece non è vero. E quindi io a questo punto, anche qui, consegnerei la targa. Attenzione. Al bravo Davide Camparsi. E no, le foto dovete farle a lui, non a me. Vorrei aggiungere una cosa: da alcuni anni Rill riceve una partnership con la ditta Columbus, che produce penne stilografiche, perché questo connubio tra scrittore, lo scrittore alla penna, non la penna d'oca, la penna d'oca forse è troppo demodé, però la penna stilografica sì. Quindi, come augurio per continuare a scrivere tante belle storie, però per favore a noi mandaci le battute al computer, perché siamo romani, siamo comodi, va bene? Va bene, allora resta solo una targa da consegnare e ci siamo quasi. Allora, l'ultima targa da consegnare, ecco qui. Ah no, mi fermo un secondo, perché prima dicevo che Luigi Rinaldi non è con noi, ma in realtà non è con noi nemmeno Massimiliano Malerba, che è l'autore dell'Ostinato Silenzio delle Stelle, che è, diciamo così, l'altra antologia che Rilla ha presentato in questi giorni a Lucca. Diciamo che a forza di fare antologie collettive a tante voci di tanti autori, a un certo punto ci è venuta voglia, 3 anni fa, di realizzare delle antologie personali per focalizzarci anno dopo anno su un singolo autore. Quest'anno abbiamo scelto i racconti di Massimiliano Malerba, che abbiamo avuto modo di conoscere nel 2009 quando giunse quarto al Trofeo Rill, e poi nel 2011 quando fu il vincitore del Trofeo Rill con il racconto Il Funzionario, che dà il titolo all'antologia omonima della serie Mondi Incantati, e fu uno dei vincitori di Sfida. Massimiliano non è con noi e quindi non può presentare degnamente il volume. Io ho seguito, diciamo così, i lavori preparatori del volume. Vorrei dire una cosa un po' particolare su questo volume, che spero vi incuriosisca e vi spinga a prenderne una copia allo stand, o almeno anche solo sfogliarlo. È una cosa che ho letto recentemente in un libro su Federico Fellini. Federico Fellini, di cui tra l'altro ricorre 20 anni fa la morte, diceva che secondo lui la menzogna e la finzione sono molto più interessanti della realtà, e questo è il motivo per cui le sue storie sono spesso storie di finzione, storie fantastiche. Allo stesso modo però, diceva Fellini in questa lunga intervista, lui si riteneva un neorealista, nel senso che al di là della scena fantastica, immaginifica, onirica, a lui interessava raccontare le emozioni delle persone così come sono. Io ho letto questa frase, ho detto mazza, Fellini era un grande. Però poi ci riflettevo, mi sono detto che è un po', molto più in piccolo, di quello che fa Massimiliano Malerba, che racconta storie di fantascienza, mettendo l'attenzione non sull'azione, ma sul cuore dei suoi personaggi, sul loro animo, sulle loro emozioni. E quindi anche qui c'è l'onirico, c'è il surreale, c'è la space opera, c'è l'alieno. Però poi quello che conta è quello che c'è dentro i personaggi. Questi personaggi sono veri, e quindi sono ritornato alla riflessione felliniana. E quindi spero che questo vi spinga a guardare questo libro. Chiudiamo le premiazioni parlando di Sfida. Abbiamo detto infatti che Perché nulla vada perduto contiene i racconti della sezione Rill Europe, di cui ci ha parlato Edoardo, i racconti del 19° Trofeo Rill, di cui abbiamo premiato i vari autori, e i racconti infine di Sfida. Però non abbiamo detto che cos'è Sfida. Sfida è un concorso a inviti, è gratuito, con cui Rill sfida ogni anno gli autori giunti in finale al Trofeo Rill. In palio c'è la pubblicazione sul Mondi Incantati annuale. La sfida del 2013 consisteva nello scrivere un racconto
ovviamente fantastico, che avesse come tema e come titolo La Conquista. Allora uno dice, perché questa scelta? Perché noi ci siamo chiesti questa cosa, dato un comune punto di partenza, un titolo e un tema, in che modo ogni autore ci racconterà la sua storia? Cioè, come dire, io ti do il campo da gioco e poi gioca tu la tua partita, può essere basket, calcio, pallamano, decidi tu. E infatti ci sono arrivate storie molto diverse, pur collegate da questo filo rosso, e questa è un'innovazione rispetto alle precedenti edizioni del concorso. Abbiamo ricevuto 20 racconti, 5 li abbiamo scelti e pubblicati all'interno di Perché nulla vada perduto. Per noi di RIL sono tutti testi vincitori, nel senso che viene messa in palio la pubblicazione all'interno di Mondo Incantati. Però dal 2008 viene assegnato il premio speciale Lucca Comics and Games, che è un premio con cui il festival che ci ospita vuole, diciamo così, segnalare un interesse particolare, vuole sottolineare ulteriormente il suo interesse particolare per i racconti che escono dai nostri concorsi. Quindi i 5 testi e i loro autori sono in lista per il premio speciale Lucca Comics and Games. Il vincitore io l'ho saputo questa mattina ed è in questa busta. Per annunciare il vincitore, visto che Renato Genovese, che è il direttore del festival, non ha potuto essere con noi per altri impegni, io chiamerei sul palco il giurato del trofeo RIL, Pier Maria Maraziti. Sostituisco molto indegnamente Renato. Prima di aprire la busta facciamo proprio una cosa da notte degli Oscar. È vero. Quindi dovrei essere la velina? Io sono la velina. Ah, tu sei la velina. Tu sei Billy Crystal, io sono la velina. Sei contento? Si capisce che non seguo la notte degli Oscar. Benissimo. Leggo solo i risultati il giorno dopo. Lo faccio anch'io, non ti credo. Allora sono in lista 5 autori. Enrico Diaddario di Roma, che ci ha mandato un racconto intitolato La Conquista, che parla della scalata dell'Himalaya, di una vetta difficilissima dell'Himalaya per arrivare non diremo dove. Angela Di Bartolo, che ha vinto l'anno scorso il premio speciale Lucca Comics and Games, che ci ha mandato un racconto che rielabora, contaminandolo con elementi fantascientifici, il mito di Dedalo e di Icaro. Massimiliano Malerba di Roma, che ci ha mandato un racconto che parla di una caccia per evitare una conquista d'azienda, una cosa molto originale. Antonella Mecenero, che ci ha inviato un racconto legato anch'esso alla montagna, nel quale, come quello di Enrico Daddario, nel quale si racconta di un incontro sospeso tra spazio e tempo. E infine Andrea Viscusi, la foto non è granché, e mi chiedo scusa al bravo Andrea, che ci ha mandato una storia in cui si immagina una spiegazione molto alternativa relativa alla scomparsa del fisico Majorana. Per Maria, il vincitore chi è? Vince il premio speciale Lucca Comics and Games per sfida 2013, Antonella Mecenero. Che non lo sapeva, ma si è portata la clac, direi. Sei timida anche tu? Sì, io sono timidissima e ringrazio tantissimo RIL che mi ha aiutato a rompere il ghiaccio. Quei disgraziati laggiù sono da ammazzare. Pier Maria, aspetta, aspetta, consegnaglielo tu, Pier Maria. Grazie. Vedi qua, dai. Prima la foto, poi le parole. Calma. Allora, la sessione di foto è finita. Poggio, tengo indegnamente per un momento la targa, poi te la riconsegno. No, ti volevo soltanto chiedere questa cosa. A me ha colpito che il tema della conquista in due dei 5 racconti è stato collegato alla montagna. Una scalata riuscita nel caso di Enrico e nel tuo caso insomma. E allora ti volevo chiedere come è nata questo collegamento, questo link tra la conquista e il mondo della montagna. Allora, io sono veramente pessima in queste cose. Ho dimenticato di fare la dedica che doveva essere a questo racconto, che era nella mia mente dedicato a mio padre, che è stato guida alpina e maestro di roccia.
e di conseguenza tutto l'amore della montagna me l'ha trasmesso lui. E la montagna è spesso una conquista mancata, è un'illusione che la montagna si possa conquistare. Al massimo si è tollerati per un momento, però l'alpinista vero sa che è lì ospite e durerà poco e basta un attimo per rischiare la vita ogni istante. Per cui ho voluto veramente negare il tema, che era la conquista, e provare a fare un racconto che fosse una sfida per me stilistica, giocando su due punti di vista, due personaggi che si trovano entrambi in fondo a un crepaccio, ma loro vengono da momenti diversi. La montagna è lì in mezzo e veramente è una cosa di un'altra dimensione per l'essere umano. Per la montagna i 5.000 anni che dividono i due personaggi sono niente. Dicono, noi guardiamo la stessa vetta, come facciamo a capire chi ha sbagliato tempo? Non si sa, il ghiaccio sarà cresciuto di 2 centimetri. Beh, mi sembra che non c'è niente da aggiungere, se non che è un racconto davvero molto bello. Vorrei aggiungere che quando l'ho letto, io sono stato uno dei selezionatori di sfida, quando l'ho letto ho subito pensato, ecco, questo è già perfetto questo racconto. Sfida è un concorso su cui noi ci divertiamo anche a fare un po' gli editor, a giocare un po' di più con i nostri autori. Invece quando ho letto La Conquista ho pensato, questo è già perfetto così. E quindi è per questo che ti riconsegno con soddisfazione la targa. Visto che vi piace applaudire, vi metto la foto di Antonella, così ve la guardate in adorazione. E vabbè, la premiazione sostanzialmente, signori, è finita. Vorrei aggiungere una cosa a cui pensavo oggi, perché è stata una giornata abbastanza lunga e complicata e avventurosa, come giusto. Pensavo che è sempre più complicato per noi rillini venire qui a Lucca, in questo splendido posto. Io ieri ho approfittato che non c'era tanta gente, ho girato per i padiglioni, per le mostre di Palazzo Ducale, e sono tornato in albergo pensando, che posto meraviglioso, ho il piacere ogni anno di visitare. Eppure oggi pensavo quanto è di anno in anno più difficile venire, perché le cose della vita ti cadono addosso, ti cambiano anche se non vorresti. E allora ho pensato a una cosa che Giulietta dice a Romeo da 500 anni, cioè gli dice, Romeo, Romeo, non giurare sulla luna perché è un astro incostante. Per quanto mi riguarda, Shakespeare ha ragione per definizione. Però io mi sento abbastanza confidente da dirvi che ci vedremo, ne sono abbastanza certo, tra un anno in questa sala per la premiazione del 20° trofeo RIL. Quello lo portiamo a termine. Ciao.